prodotti, la tracciabilità della territorialità di questo paniere, amo continuare a chiamarlo paniere, che compone la pasta con l'aglia alla giapponese, altrimenti volgarmente detta pesto alla giapponese. Dico bene, maestro Giuffè, volgarmente detta pesto alla giapponese. Bene, bene. Allora, prima considerazione doverosa da parte mia è ringraziare l'amico Michele per l'invito rivoltomi, che secondo ringraziamento intendo farlo all'ente di sviluppo agricolo, perché attraverso l'ente di sviluppo agricolo ho la possibilità, ho avuto la possibilità di poter conoscere il territorio, le sue peculiarità, le sue ricchezze, le sue risorse, ma ahimè anche la sua disorganizzazione di questo poema. Ne parleremo. Volli Cammarere è certamente di gran lunga il giornalista che più si occupa della territorialità, della tipicità, dell'espressione che il nostro territorio offre. Io di questo te ne sono grato, perché devo dire che molto spesso si fanno così delle trasmissioni, delle argomentazioni dove non c'è la conoscenza diretta del reale problema che l'agricoltura attraversa. Noi abbiamo, ve lo dico con molta praticità, da parte di un tecnico che vive giornalmente i problemi dell'agricoltura, e che oggi noi ci troviamo di fronte a un paradosso, che è quello collegato alle peculiarità che noi abbiamo su questo territorio, che si parte dall'aglio di Numbia per continuare poi al pomodoro d'oro, al pomodorino di Birge, per poter poi continuare al carciofo di Castelvetrano, o meglio ancora di Partanna, perché è un ecotipo simile, poi per poter continuare poi spegnilo quello volli. Per poter poi continuare alla cipolla di Partanna, la cosiddetta Partannisa, va bene, che ha una certa storicità assieme all'aglio di Numbia. Infatti intorno al 1500 si è avuto la conoscenza di questo. Intorno al 1500 si è avuta la conoscenza un po' di questa tipicità culturale, e poi piano piano questa si è diffusa sul territorio. Certamente l'aglio di Numbia è una peculiarità, è una ricchezza, è una risorsa enorme per il territorio, ma la considerazione che da tecnico mi viene, poi la ricaduta che ha sul sociale, è tanto nel comparto legato all'aglio, quanto in quello viticolo, quanto in quello di vicolo, il risultato dal punto di vista economico è poco legato alla redditività dei produttori. Per cui se noi non facciamo uno sforzo per poter comprendere e poter capire che il reale problema dell'agricoltura è collegato all'organizzazione della produzione e alla sua rete distributiva, e quindi è necessario investire sulle risorse umane, sulle persone che hanno la capacità di poter valorizzare queste produzioni, noi ahimè continueremo a fare delle promozioni, però non con delle ricadute sul territorio. Vedete, è importante Slow Food, è importante il consorzio, i DOP, i GP e così via, però se non facciamo sinergia all'interno del territorio, è chiaro che questo problema si porrà oggi, domani, vuole, e anche dopodomani. Allora dobbiamo investire sui giovani, creare quelle forze giovanili che danno senso a quello che è il marketing territoriale, per poter poi vendere questo prodotto sul mercato ad un prezzo dignitoso e remunerativo. Fatta questa premessa, che è essenziale per tutte le produzioni, io per quanto riguarda l'aglio dirò poche cose, anche perché sono state sviscerate queste diciamo le tecniche di coltivazione. È una cultura che ha la storicità proprio fortemente radicata sul territorio. Perché? Perché il sapore, il profumo è così forte che quando si cucina
questo viene fuori in maniera molto evidente, per cui quando c'è l'aglio in un condimento, questo è evidente, chiaro ed inequivocabile. Tutto ciò è collegato a che cosa? È collegato all'ambiente predoclimatico, al terreno, alla vocazionalità che lo stesso esprime, è collegato alla siccità dello stesso per poter poi avere questa tipicità del territorio, come non so, il pomodoro di Birgi, dove il terreno e l'acqua salmastra, mi dà un po' d'acqua, il terreno e l'acqua salmastra danno, oggi ho mangiato un po' di sale per cui... Ti aspetta l'aglio poi, fra l'altro. Ora in questo contesto che è rappresentato proprio da queste tipicità che il territorio offre, che si chiamano l'aglio di Numbia, il pomodorino, la cipolla di Partanna, l'ovale di Calatafimi, se noi in tutto questo contesto non, ripeto, valorizziamo queste cose, non possiamo fare tutte le iniziative di questo mondo. Allora, una riflessione collegata ad un fatto: perché per noi la viticoltura è un problema e a Menfi per esempio non lo è? Ve lo siete chiesto? E a Menfi il problema è il carciofeto, a Menfi il frutteto, perché lì c'è qualcuno che si ha lavorato proprio per decenni sulle persone, sulla cultura del marketing, per poter appunto valorizzare questo prodotto, in questo caso il vino, con una manifestazione poi che sta diventando di carattere internazionale, che è quella dell'Inicom. È chiaro che se noi in tutto questo argomento, in questo excursus che si rifà un po' alla territorialità, non diamo valore aggiunto, possiamo fare tutto ciò, tutte le conferenze, possiamo fare tutto ciò che è necessario, ma il problema domani si pone in termini molto forti. L'aglio, per il compito che mi è stato, come dire, assegnato, è una coltivazione che risale poco più al 1500 in concomitanza più o meno alla cipolla di Partanna, dove è stata scoperta dai frati cappuccini. Poi sostanzialmente la coltivazione qui nella zona ricade in che cosa? Ricade prevalentemente su un fatto preciso: la rotazione, va in rotazione con il frumento e va in rotazione con il melone. La semina avviene prevalentemente dicembre-gennaio, la raccolta avviene maggio-giugno, e in questa particolarità della raccolta bisogna farla prevalentemente in ore serali, dove c'è la possibilità di poter intrecciare meglio le trecce, appunto, che qualcuno così le vende. Però questo non è un'azione di marketing, è un'azione di riconoscenza, di tipicità del territorio, perché c'è qualche commerciante qui in gamba dove ha messo due, tre in un apposito cielo e li vende a prezzo naturalmente molto più elevato. Sì, in gamba, io aggiungo, scusate se mi interrompo, qualcuno che si delinquente invece, in queste confezioni che troviamo tutte, fate bene attenzione quando andate sul mercato, lo comprate, guardate bene che sia aglio rosso di Nubia, perché molte volte è un aglio cinese e poi trovate scritto piccolo piccolo, piccolo piccolo, ma è made in Cina, in realtà invece più grosso voi trovate confezionato a Nubia. Quindi stiamo attenti quando compriamo un prodotto. In tutto questo aggiungerci anche molte altre tipi di coltivazione, anche il pomodoro stesso che viene da quelle parti, per cui dovremmo stare molto attenti, dobbiamo stare molto attenti quando andiamo al supermercato e compriamo l'olio a 2,90 euro o 3 euro. Chiaramente tutto è all'involo di olio d'oliva. L'11 di giugno di quest'anno, proprio in una zona particolarmente, si dice, eletta, nel triangolo toscano, Toscana, Emilia, Lazio, sono state sequestrate poco più di 500.000 quintali di olio adulterato. E sapete benissimo che in quella zona l'olio viene ad essere venduto a prezzi non certamente come i nostri, per cui bisogna stare particolarmente attenti su queste cose. Ora, sul discorso delle coltivazioni e sulle
tipicità del territorio ci siamo espressi, ma io proprio lo voglio ribadire, se noi non ci adoperiamo, se non facciamo, facciamo investimenti collegati alla crescita culturale e imprenditoriale, noi non abbiamo risolto né questo né altri problemi. Non voglio scoraggiare nessuno, ma bisogna avere la forza di guardare e la serenità di guardare in faccia la realtà delle cose, dicendo che oggi come oggi noi abbiamo le pietre preziose su questo territorio che si fanno proprio all'aglio di Nubia, al pomodorino di Bigge, alla cipolla partannese, al carciofo di Castelvetrana e quindi di Partanna, ma anche le tipicità collegate, e ho fatto anche un lavoro assieme all'Università di Palermo per quanto riguarda la macellara del Verice, sui tre gradi di livello, pianura, Campobello di Mazzara, Castelvetrana e Partanna, l'olio di Partanna, non perché io lavoro anche lì perché sono mastalese, ma l'olio di Partanna dal punto di vista come parametri qualitativi è superiore rispetto agli altri due comuni, l'altitudine quindi gioca un ruolo importante su tutto questo. Io quello che più che come agronomo, perché vedi, i nostri agricoltori attraverso anche i tecnici, attraverso le cooperative, sono delle persone che ormai sanno fare una dignitosa coltivazione, però se noi non una così parentesi, la fragola a Marsala è presente perché la fragola fragolina è presente perché c'è una cooperativa che è governata da un bravo collega agronomo, bravo e capace, ci aggiungo io, che è in grado di poter portare avanti questa coltivazione. Cioè oggi la fragola a Marsala rappresenta una realtà come una realtà rappresenta il florovivaismo, perché è in mano soprattutto a persone che hanno capacità e qualità commerciale e imprenditoriale. Se noi facciamo questo nei vari comparti, e va bene, altrimenti vi posso assicurare che l'anno prossimo possiamo parlare di belle cose, di belle notizie, di fare, come dire, tutte le relazioni di questo mondo che io potrei benissimo fare, però il vero problema rimane. Io questo l'ho voluto questa sera particolarmente sottolineare. Vi ringrazio. Bene, grazie.